di nuovo dall'inizio, 3 senza pesi e 3 un po' meno dinamici con i pesi. 1, 2, 3, affondo, 1, 2, 3 e cambio sempre. Se ne fate 4 non ha importanza, ma l'importante è cambiare quando scendo, prima destra poi sinistra. 2, 1, vado, 40 secondi, spingo giù. Ok, uso bene anche le braccia, bene, giù e su. Ok, attenzione a tenere dritto il busto, non andiamo destra e sinistra, guardare sempre in avanti, gli ultimi 5 secondi. Stop. Bene. Adesso andiamo con il nostro camminata fuori e su bene dritto, piego le ginocchia, vado giù 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 in plank, flessione e torno. Quando torno su bene dritto e fuori l'aria. Ok. Torno, ancora, piano, mi raccomando, non esagerare, non bisogna farlo veloce, ma corretto soprattutto quando salgo. L'ultimo, su e giù, piegamento, poi salgo e... Ok, recupero un attimino e vado di nuovo in squat, adesso dall'altro lato, così e poi così, sempre da questo lato. Lo squat in mezzo, 3, 2, 1 e vado, braccia fuori, tocco caviglia, squat e crunch laterale, molto bene. Perfetto, quindi lavora negli addominali bassi, lavora qui e lavoro le gambe, bene, di nuovo, ok, gli ultimi 5 secondi, ancora giù, su e 1 e su e 2, e stop. Bene, ripartiamo con i 3 con i pesetti. Allora abbiamo sempre lo squat e spalle, poi abbiamo questo tipo di remata e poi bicipiti. Ripartiamo come prima, bene indietro sedere, giù, su forte. Su e giù bene. Ok. Bene, sui talloni mi raccomando, la spinta viene dai talloni. Gli ultimi 10 secondi. 2. 1. E stop. Andiamo a cambiare posizione, bene sulla gamba di supporto, bene piegata, stendo bene la schiena, bene giù col busto e remata indietro. Vado su, su, quindi lo sforzo è tutto di spalla, braccia e qui un pochino. Bene. Ok, guardo sempre in avanti e non ruoto nulla, solo il braccio che va su e giù. 10 secondi. Ok, 3, 2,
stop. Vado a prendere l'altro pesetto, quindi lavoro con tutti e due. Mi raccomando, posizione neutra, quindi spingo i glutei, pancia in dentro e vado con una X verso la spalla opposta. Via, su bene, torno, torno. Ok, spingo e torno. Ok. Di nuovo. Continuo. Ho gli ultimi 10 secondi. Tre, due, uno. E stop. Ok, perfetto. Adesso andiamo di nuovo a cambiare esercizi, ma stessa, diciamo, dinamica. Tre senza il peso, un po' più ritmati. Tre con i pesi. Ok. Attenzione. Siamo in posizione di bent over, quindi ginocchia un po' piegate, pancia bene in dentro, il corpo rimane così, le braccia andanno a runner, quindi come se stessi correndo, muovo solo una gamba, tacco, punta, no scusa, punta, tacco, punta, tacco, punta, tacco. Qui lavora qua dietro e questo. Ok? 3, 2, 1, pancia in dentro e avanti indietro, spingo, spingo, abbastanza veloce, punta, attacco. Ok, rimango bene con la pancia in dentro e giù con il busto. Bene. Perfetto, ancora, spingo sia in avanti che indietro. Gli ultimi 10 secondi. Sembra facile, ma dopo un po' si sente. 2, 1 e stop. Ok, lasciamo stare un po' le gambe. Andiamo in plank. E voglio plank tap. Quindi destra, sinistra, sulla parte opposta. Se serve mettete giù le ginocchia. Oppure plank inclinato, diciamo che plank inclinato è un po' più facile che con il, è simile livello, a seconda di come lo sentite di più potete scegliere, inclinato su una sedia o a terra. Andiamo, solo tap, tap, destra e sinistra, 3, 2, 1, rimango in plank e vado. Cerco di minimizzare il dondolio, quindi stare più ferma possibile con il corpo e lasciare lavorare le braccia. Bene, perfetto, bene la posizione. Continuo. Bene. Un po' di più gli ultimi 10 secondi. Due, uno, e stop. Mi rimetto in piedi, adesso voglio uno un po' dinamico anche questo, cardio, marciamo, tengo le mani qua, quindi a livello dell'ombelico, e voglio o marciare velocemente toccando però le braccia, o saltando e sempre toccando le braccia, quindi mi sforzo ad arrivare a quel livello. Tre, due, uno, voglio sentire tap tap, ok, quindi sono lì e tocco i palmi, spingo, 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 bene, ancora un pochino, dieci secondi, quattro,
recupero e poi vado questa posizione, altra gamba, ancora 5 secondi, mi raccomando pancia indietro e vado 3, 2, 1, spingo, tacco punta, ok, benissimo, pancia indietro, schiena dritta. Qui respiro bene e recupero un po'. Ok. Ancora 10 secondi. 3. 2. E 1. E stop. Molto bene. Prendo un attimo di pausa, respiro bene, vado giù plank e tap shoulders. Mi metto in posizione, tra 5 secondi partiamo. 3, 2, 1 e vado, tocco, tocco. Bene. Perfetto, tengo la posizione, spingo bene sulle punte dei piedi anche per caricare un po' le braccia, non solo le spalle e i gomiti e i polsi. Vado ancora un pochino. 3, 2, 1 e stop. Mi prendo i miei 15 secondi di pausa, respiro bene e riparto con la corsa a ginocchia alte oppure marciando, però sempre cercando di arrivare alle mani. Abbiamo ancora 3, 2, 1 e vado, spingo. Bene. Se lo faccio marciato, bello veloce, 1, 2, 1, 2. Ok. Venti secondi andati. Gli ultimi 10. 3, 2, 1 e stop. Respiro e andiamo a prendere i pesi. Ok? E andiamo a fare un movimento di criss-cross, ossia palmi in su, anche qui sempre schiena bene dritta, glutei stretti, incrocio solo tricipiti. Ok, quindi qui recupero e vado a lavorare solo di braccia, spingo la pancia indietro e vado, apro, esatto, e incrocio piccolino dietro, bene, ok, molto bene, mantengo. Gli ultimi, vado 5, 4, 3, 2 e 1 e stop. Adesso invece voglio ancora un movimento che non è solo braccia ma è un po' tutto. Vado un narrow squat, peso al petto, e un around the world o intorno alla testa, quindi giù gambe e cerchio intorno alla testa, sempre pancia bene dritta e vado, spingo e torno, ok, bene, e torno, cambio ogni tanto il giro. Allora vi ho fatto ripetere subito quelli senza pesetti, invece in teoria
Avevo pensato di farvi fare 3 più 3, ma lo stesso. Adesso quindi ripetiamo questi dopo. E su e giù. E invece l'ultimo lo faremo come l'avevo pensato. E vado ancora. Giù bene, su. Gli ultimi 4. Tengo bene la pancia. Ok. E l'ultimo. E stop. Teniamo sempre un pesetto e andremo a fare questo lavoro mentre apro e chiudo con le braccia. Quindi anche questo è abbastanza dinamico. Non devo fare un apro e chiudo troppo veloce perché non ce la facciamo con il pesetto che va su e giù. Quindi seguo il movimento delle braccia e salto. Se è troppo... è uguale. Perché amore l'iPad? Perché mi piace. Ma non è arrivato Joshua? Scusate? Sì, è arrivato. Allora, perché non guardate insieme a te? Perché non mi piace. Stanno guardando fuori. Scusate, questo iPad funziona come me? Ok. Adesso non so se funziona qua o funziona su, eh. Ok, andiamo. 3, 2, 1. Apro, chiudo, su e giù. Questo è nuovo. Ah. Ok. Ancora un pochino. Se diventa troppo pesante, mi raccomando, su e giù aprendo. Gli ultimi 4, 3, 2 e stop. Molto bene. Facciamo un attimo di pausa e riandiamo. Criss cross dietro, squat intorno e questo su e giù. Pronti? Due pesi, palmi in su. Piego bene con le gambe un pochino e dentro i glutei e via, incrocio dietro, apro, incrocio. Dietro la schiena. Esatto, sollevate un po' le braccia e incrocio. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo ancora un pochino. 10 secondi. Ok, 3, 2, 1 e stop. Perfetto. Andiamo solo con uno per questi due. Piedi un po' uniti. Giù bene, facendo finta di sedersi e poi intorno alla testa. 2, 1, andiamo su, giù e intorno. Ok. Bene, bene, bene. Benissimo. Mi raccomando, qui giù. Più giù possibile. Gli ultimi 5 secondi. E l'ultimo. E stop. Ok, teniamo il pesetto. Mi raccomando, braccia abbastanza sempre dritte. E apro, chiudo. Se diventa troppo pesante, spingo solo una gamba destra-sinistra. 3, 2, 1 e vado. Ok, bene, abbastanza dinamico. Anche se non salto. 1, 2, ritmo. Ok. 20 secondi ancora. Due,
Molto bene. Facciamo l'ultima parte, quindi andiamo a lavorare senza pesetti per tre e con i pesetti per tre, ma diciamo un po' più leggero, cioè al tappeto. Ok? Il primo, anche qui lavoro solo da un lato e voglio un'alzata dietro, calciata dietro, però un lato solo, quindi lavora questa parte e questa dell'altra gamba. Braccia vi spingono. 3, 2, 1, molleggio. Sono sulle punte di questa gamba. A volte facciamo questo, il contrario, giusto? E adesso spingo dietro. Ok. Bene, ancora. Ci siamo quasi. 3, 2, 1 e stop. Per i prossimi andiamo al tappetino. Facciamo addominali e anche glutei dopo e gambe. Il primo, ve lo spiego velocemente. Partiamo con pancia in dentro, bene appoggiata la schiena. 1, 2, arrivo all'esterno del ginocchio. 1, 2, su. 1, 2, dall'altra parte. Quindi mano destra verso ginocchio sinistro, centro, mano sinistra verso ginocchio destro. Pronti? Double tap crunchy si chiamano e via. Quindi in mezzo sempre, poi mi sposto. Ok. Continuo. Benissimo. Cerco di raggiungere il più fuori possibile del ginocchio. Molto bene. Ancora 10 secondi. Due ancora, uno da un lato, centro, uno dall'altro e stop. Molto bene, rimango al tappeto, mi appoggio con il gomito, mi appoggio da un fianco, tutte e due le gambe piegate, ok? Mi giro bene così. Quando mi alzo, apro un ginocchio, quindi alzo i fianchi e apro, chiudo. Apro, chiudo, quindi lavora bene l'interno coscia, i glutei e gli addominali qui. Se sentite troppo qui magari, aprite meno, viene su senza aprire completamente il ginocchio. Ok, vado sempre su e giù, 30, 40 secondi, con la mano su è un po' più difficile, oppure la tenete appoggiata al fianco, esatto. Spingo su il bacino e allo stesso tempo apro la gamba. Ok, dovreste sentirlo bene. Ancora gli ultimi 10 secondi adesso. Mamma, non mi piace. Oh, e cambia, non so bene cosa ci sia io. 2 e 1. Non lo so, Jack. Aspetta un attimo. Senti un attimo che poi guardo. Andiamo a ripetere questi tre. Quindi ripetiamo sempre con 3 più 3. Questi senza pesi e poi gli altri tre al tappettino però con i pesi. Quindi singolo, corsa calciata come prima, cambio piede che va verso il gluteo e molleggio bene sulla gamba di supporto. Io prima l'ho fatto con la destra, adesso faccio con la sinistra. E vado. Dammi. Cosa è successo? Oh. Oh oh, non è connesso già. Continuo, scusate. Ah, ecco perché. Adesso funziona. Gli ultimi 10 secondi. Niente, cerca qualcos'altro.
2, 1 e stop. Niente, vi ho fregato, non l'ho fatto tutto da questo lato. E vado sempre sul sappettino, quindi come prima, doppio crunch laterale, crunch sempre doppio in centro e poi giro dall'altra parte. 3, 2, 1, vado in mezzo, torno, ancora in mezzo, torno, ok, su e giù. Non mi alzo tantissimo, proprio un crunch. Continuo. Ok. Ci siamo quasi. E l'ultimo. E stop. Rimaniamo al tappetino per questi ultimi tre coi pesetti. Non sono difficili, li abbiamo già fatti, quindi andiamo veloce. Su e giù dal petto e nello stesso momento tiro su i glutei. Bene, spingendo i glutei in su e l'ombelico in dentro. E vado. E torno insieme. Ok. Spingo. Bene sui talloni. Gli ultimi 15 secondi. Hai trovato qualcosa? 4, 3, 2 e 1. E stop. Ok. Adesso rimango sempre al tappetino, questo l'abbiamo già fatto, però lo voglio un pochino modificato, ossia gamba opposta, braccio opposto e semplicemente vado a cercare di toccare il piede. Se è troppo difficile col peso, posso lasciare il peso e farlo senza, Gamba opposta, via, su, giù, il braccio rimane lì, ok. Bene, continuo. Gli ultimi 5, 4, 3, 2 e stop. Rimango sempre al tappetino, vado su e giù con i glutei, faccio un passaggio sotto. Passo. Sotto cambio la mano, destra e sinistra. E vado, spingo. Ok. Alzo il più possibile i glutei da terra. Bene. Ci siamo quasi. Cinque secondi. Tre. Due. Uno. E stop. Quindi stiamo lavorando dal tappetino anche molto per i glutei. Piccola pausa, ripetiamo questi tre, poi abbiamo finito. Quindi su e giù con le braccia, dal petto. Quando salgono le braccia, di nuovo in ponte, però è un movimento un po' più lento di quello che facciamo alla fine. E vado. Non è bello? Sì, è bello. E giù bene. Braccia dritte, poi gomiti in giù. Bene. Bene, ancora un pochino. Tre, su e giù. Due, uno e stop.
Rimaniamo al tappetino, mi raccomando, spingere indietro, in dentro l'ombelico, schiena appiccicata al materassino, altra gamba, altro bacio, piccolo movimento in su, rimane la gamba su bene, braccio dritto e vado. Ok. Continuo, su e giù. Un pochino ancora. Ci siamo, ci siamo. 5, 4, 3, 2 e 1. E stop. Rimango in questa posizione, su e giù bene con i glutei, passaggio del peso sotto. Amore, non so cosa tu stia facendo. 3, 2, 1, gli ultimi 40 secondi. Su e giù bene, spingo dai talloni. Ok. Bene. Ci siamo quasi, gli ultimi 10 secondi su e giù. Al petto, ruoto la caviglia, bene, poi appoggio il piede sull'altra gamba, alzo la gamba, tiro bene il piede verso il corpo e sento bene tirare indietro. Stessa cosa, l'altro ginocchio al petto, ruoto la caviglia, e adesso sposto il piede sulla gamba dritta, la sollevo, tiro bene verso il petto. Rilascio, piano mi giro, mi metto a gattoni e poi con un ginocchio vado in avanti, lo sollevo, tutte e due le mani sono interne, le appoggio e poi apro bene da una parte e attenzione, quando torno spingo giù dall'altra parte, quindi apro, guardo il soffitto, spingo, guardo bene dall'altra parte. Ok, ancora 4, su bene, apro, ruoto, bene. Ok, gli ultimi 2, apro fino al soffitto, torno e l'ultimo, ruoto bene e indietro. Stessa cosa, ma dall'altra parte, quindi ginocchio piegato. E parto, ruoto e poi guardo dall'altra parte. Bene.
e gli ultimi 4. Proprio mi giro, 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 giro. L'ultimo. E stop. Ci rimettiamo a gattoni, poi saliamo piano, gambe unite. Le tiriamo bene dritte, stiamo giù. E tiriamo bene dietro alle gambe. Stiamo lì bene. Molleggiamo un attimo. 5. 4, 3, 2, 1, salgo piano, curvando un po' la schiena, piano, piano, 4, 3, 2, 1, ruoto bene le spalle e attenzione, un po' per le braccia, spingo e guardo dall'altra parte. Bene, rilascio, cambio. Ok, l'ultimo, sempre per la parte superiore, mi inclino un attimino, tiro da una parte, rimango, gambe dritte. In mezzo, spingo, guardo in su. In arco un po' la schiena. Bene. E spingo dall'altra parte. Su bene piano. Lascio le braccia. E faccio un respirone. Inspiro ed espiro fino a giù. E abbiamo finito. E non è male perché è sopra le 200 calorie più o meno, quindi in 45 minuti non è male. Grazie. Scusate che ho dovuto cambiare un attimo. Buona giornata, ciao.